tifosi hanno messo giustamente De Sisti al centro dei loro festeggiamenti di fine partita. In silenzio e in umiltà l'allenatore ha portato alla salvezza una squadra che un paio di mesi fa navigava a 4 punti dalla quart'ultima. Una grande soddisfazione per De Sisti. Ma direi di sì, anche se partite come queste, momenti come questi ti fanno invecchiare. Ed ecco perché sono invecchiati anche parecchi tifosi sugli spalti. Con il gol di Storgato, che ha messo in rete una punizione di Pasa, e con il Pisa fermo sullo 0-0, tutto sembrava filare liscio, anche perché la manovra dell'Udinese, ben filtrata a centrocampo e rifinita da Pasa, trovava Zanone in buona vena. Questa è una bella conclusione di testa del centravanti. Il friulano Bivi, che guidava l'attacco del Bari, in rovesciata coglie la traversa proprio allo scadere del tempo. In apertura di ripresa, Detrizio inventa il pari con una cannonata da lontano. Ma il pubblico è contento ugualmente, gioco piacevole e quel che più conta, sotto la torre non succede nulla. Detrizio, tutto fare, salva sulla linea una punizione di De Agostini. E poi, dopo un intervento miracolo di Brini, la notizia che il Pisa ha segnato. Il momento è emozionante, l'Udinese si getta furiosamente all'attacco e nel giro di 30 secondi mette 2 volte il pallone sui legni della porta di Pellicanò. Sclose e Storgato, per reciproche scorrettezze, prendono la via degli spogliatoi. Il pubblico è un po' disorientato, ma ci pensa un difensore, Galparoli, a scacciare tutte le paure con un colpo di testa capolavoro su lancio di De Agostini. Il Friuli è una bolgia, anche le notizie da Pisa sono improvvisamente cambiate, la Fiorentina ha ribaltato il risultato. L'Udinese ci dà dentro e va vicinissima al terzo gol, come in questa occasione in cui Zanone deve dribblare anche l'arbitro. Ma quello di oggi doveva essere il festival del difensore goleador. E dopo Storgato e Galparoli, Detrizio firma la sua doppietta